fatto terreni, scavato, tirato fuori pietre, li avevano resi fertili in Val d'Aosta, a Cuneo, a Pinerolo, ai confini con la Francia, quindi erano abili montanari e contadini insieme e favorirono anche quelle che erano le aristocrazie di Montalto, perché questi paesi e queste frazioni, questo territorio dove adesso campeggia Gesuiti Frazione di San Vincenzo la Costa, cioè il comune che ingloba questa frazione, faceva parte invece di un comune molto più grande, che era quello di Montalto, rivale di un altro grande comune aristocratico e regnante, che era quello di Rende. Questo aggettivo, che può essere anche un sostantivo, Gesuiti, fu dato da Calvino alla Compagnia di Gesù, alla Compagnia dei Gesuiti, nata da un altro spagnolo, in pratica come Giovanni Pedro Francisco Valdes, da cui è nata la comunità protestante dei Valdesi, come vediamo invece Calvino, che era l'avversario, Calvino Lutero, stiamo parlando di Controriforma, quindi siamo nel pieno della Riforma, dell'insurrezione dei protestanti capeggiati in Germania da Lutero, in Svizzera, ma in una parte consistente dell'Europa da Calvino, la Chiesa a questi movimenti si contrappone Ignazio di Loyola, che fonda la Compagnia di Gesù e che diventa anche l'arma ideologica, anche l'arma che poi a sua volta, scusate la cacofonia, arma la Santa Inquisizione. Quindi c'è contrapposizione, arrivano i protestanti che occupano San Sisto, occupano una parte consistente del comune di Montalto, il comune di Guardia Piemontese, e naturalmente la Chiesa comincia ad armarsi e fonda una trincea. Questa trincea è quella dei Gesuiti. Il nome è spregiativamente dato alla Compagnia di Gesù e ai suoi seguaci da Calvino, diventa poi invece l'aggettivo di cui si fregiano per l'appunto i Gesuiti. Ecco perché, andando verso San Sisto dei Valdesi, dove predicarono e si fondò la prima comunità dei Valdesi, una delle prime in Italia, c'è questa contrapposizione. Quindi nascono le frontiere di contrapposizione tra protestanti e cattolici. Abbiamo lasciato la frazione di Gesuiti e siamo in un'altra frazione. Come vedete, entrambe fanno parte del comune di San Vincenzo la Costa. Questa è una bella frazione, grande, di oltre 2000 abitanti, San Sisto dei Valdesi. Qui ha predicato Gianluigi Pascale, uno dei martiri, insieme a Pietro Valdo, della rivolta protestante che fa capo per l'appunto a Giovanni Pedro Francisco Valde. Sono molti i nomi e alcuni lo hanno chiamato Pietro Valdo, altri Giovanni Valdo, fratello di Alfonso, nato in Francia di famiglia spagnola perché il padre era un legato spagnolo, un legato del re di Carlo V, il fratello Alfonso addirittura ne fu uno dei notabili che lo accompagnavano, fu un gran ciampellano, anche un segretario della corte spagnola. Pietro Valdo fondò l'ordine dei Valdesi, un ordine protestante, ma molto vicino alla Chiesa Cattolica, tanto che il papato cercò di farlo rientrare da questa osmosi radicaleggiante, ma erano tempi in cui prima con San Francesco d'Assisi, poi con Lutero, poi con Calvino si predicava la fede contro quelle che erano le ricchezze dello Stato Pontificio, lo Stato Pontificio che comunque aveva garantito l'umanesimo, quindi era nato il Rinascimento e anche le grandi discussioni filosofiche su Aristotele, su Platone, molto incoraggiate dalla Chiesa, forse perché si voleva meno drammatizzare l'ideologia della fede, ma è un momento di grande rivoluzione dove i protestanti si ribellano al papato e si predica, lo fece anche nel 300 Girolamo Savonarola, lo si fa perché c'è una ricerca spasmodica di Dio, mentre in Germania si consuma la guerra dei 30 anni. Qui ha predicato Gianluigi Pascale, era uno dei barba, cioè la comunità valdese sovente riceveva i predicatori, si chiamavano barba perché avevano queste barbe, conservavano di nascosto la loro Bibbia,
che era sostanzialmente però il Vangelo, ma scritto nel loro linguaggio, l'occitano. Queste comunità occitane, perché le valli occitane erano proprio i luoghi di provenienza dei valdesi piemontesi, anche ai confini con la Francia, e nel loro dialetto avevano scritto praticamente nel loro linguaggio, una vera lingua vera e propria, come testimoniano gli ultimi opuscoli che sono stati così divulgati recentemente dalla comunità e dal comune di Guardia Piemontese, cioè l'occitano. Nella lingua occitana divulgavano comunque la loro Bibbia, e questa era uno degli aspetti per cui i valdesi riuscirono, nonostante l'Inquisizione, nonostante la dura repressione della Chiesa, ad essere presenti ancora fino ai nostri giorni. Quindi questo è stato uno dei bastioni dove i valdesi hanno potuto predicare e diffondersi. Lavoravano per i principi di Montalto, e Montalto all'epoca era un comune in grande espansione con una sua autonoma sovranità.